sarà dedicata al tema dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 ai diritti di quarta generazione, la giornata inaugurale della Scuola di Legalità e Giustizia dell'Università degli Studi di Teramo, che si terrà domani, lunedì 29 gennaio, dalle 9 nella sala conferenze dell'Università. La scuola è stata fondata nel 2018 in collaborazione con l'associazione Falcone Borsellino per favorire la promozione culturale, la riflessione e il dibattito sui temi della legalità e del contrasto alle mafie. La Scuola di Legalità e Giustizia dell'Università di Teramo, l'unica in Italia con un percorso formativo permanente, è una realtà consolidata e in crescita per numero di adesioni. La scuola ha carattere interdisciplinare e interculturale e si rivolge, attraverso 5 incontri formativi di 4 ore nell'Ateneo di Teramo, affronta temi connessi ai programmi di educazione civica e, in collaborazione con i formatori di Libera, dedica ampio spazio alla prevenzione e al contrasto della cultura mafiosa. Parte lunedì per il quinto anno la Scuola di Legalità e Giustizia. Sì, è un percorso a cui teniamo molto, è un percorso rivolto fondamentalmente alle scuole superiori, ai ragazzi delle scuole superiori, tocca tutti i temi della legalità e soprattutto della giustizia in tutti i settori, quindi coinvolgendo di fatto tutti i dipartimenti dell'Università di Teramo. Quest'anno abbiamo rafforzato la collaborazione con Libera e puntiamo ad avere anche Don Luigi Ciotti in una di queste giornate, anche per stringere ancora di più questa collaborazione, e questo sempre legato al fatto che l'Università di Teramo è impegnata da sempre per profili di legalità e giustizia, senza dimenticare l'impegno per la pace, accordi con Rondine, impegni per la sostenibilità, e quindi anche ci saranno iniziative in questo senso, e impegni per l'inclusione.